Buonasera a tutti, siamo a un nuovo incontro della serie Ecosocialismo, le ferite del pianeta, organizzato da Sottosopra, e do il benvenuto a Lara Monticelli, ricercatrice e sociologa presso la Copenhagen Business School. Il titolo che abbiamo voluto dare a questo incontro è appunto Comprendere le molteplici crisi del capitalismo verso un post-capitalismo utopico o distopico. E vorrei cominciare partendo da una frase di un grande economista del secolo scorso, sul quale, tra l'altro, qualche giorno fa si è tenuta una conferenza organizzata dall'Istituto Gramsci Torino. Sto parlando di Claudio Napoleoni. Il conseguimento dell'autonomia da parte del discorso economico e il suo costituirsi in scienza specifica corrisponde alla raggiunta autonomia del processo economico nella storia, ad opera del capitale. Questo significa che la scienza economica si sviluppa in quanto tale soltanto a seguito dello sviluppo del sistema economico capitalista. Questa constatazione ha due importanti conseguenze. In primo luogo, l'economia non conosce nessun'altra realtà che non sia quella capitalista. Secondo, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Come ricorda tra l'altro Mark Fisher in Realismo Capitalista, uno dei più bei libri sull'argomento degli ultimi anni. Quindi, il capitalismo in sé è stato per decenni il grande assente dal dibattito economico, sempre accettato come semplice dato di fatto e mai messo in discussione nella sua forma costitutiva. Tuttavia, a seguito della crisi finanziaria del 2008, prima, e dell'attuale crisi pandemica, oggi, questo paradigma totalizzante inizia a essere messo in discussione, tanto che persino il Financial Times ha inaugurato una rubrica che si propone di reinventare a better form of capitalism, ammettendo quindi che la configurazione attuale lascia qualcosa a desiderare. Il capitale, la cosa innominabile descritta da Deleuze e Guattari, torna a essere nominato. Quindi ti chiedo, Lara, è fondamentale farci una domanda. Che cosa è capitalismo? Intanto grazie Camilla e ringrazio anche l'associazione dei Sottosopra per avermi invitato. Sì, innanzitutto hai ragione quando dici che la crisi finanziaria del 2007-2008, anche grazie alla presenza di movimenti sociali come Occupy Wall Street, ma poi tutte le mobilitazioni a cui abbiamo assistito in Europa e soprattutto anche in Grecia, ha fatto spostare, diciamo, l'attenzione dei critici dal neoliberalismo e anche da tutto il discorso sulla globalizzazione, che è stato l'oggetto delle proteste da Seattle, poi di tutti i movimenti sociali anche degli anni 90, degli anni 2000, al capitalismo più in generale. Questa critica, questa consapevolezza dell'insostenibilità del sistema economico e sociale dominante, che è il capitalismo, è diventata mainstream, questo è un aspetto molto interessante, ed è stata accettata anche da soggetti assolutamente lontani dall'attivismo e dalla militanza politica radicale. L'esempio che fornisci del Financial Times è estremamente calzante in questo senso. Il quotidiano dell'establishment finanziario e politico che riconosce i limiti e la necessità, quantomeno, di rivedere il sistema economico dominante, insomma, mi risulta una cosa mai sentita prima. Però, come dici tu, cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza. Che cos'è il capitalismo e come viene esso compreso, come viene definito dall'economia politica classica? Allora, il capitalismo viene definito come un sistema economico che si basa su quattro leggi, quattro principi fondamentali. Il primo è che i mezzi di produzione sono di proprietà privata. Il secondo che il lavoro viene offerto in cambio di un salario e che i lavoratori possono liberamente cambiare il proprio posto di lavoro, quindi spostarsi da un posto di lavoro all'altro, a seconda anche di offerte di salario migliore o in caso di disoccupazione verso un altro lavoro. La terza legge, così principio del capitalismo, è che la dinamica che lo guida, la logica che lo guida, è quella dell'accumulazione del capitale, su cui poi torneremo poi. La quarta legge
il quarto principio è quello della centralità del mercato. Il mercato non coincide con capitalismo, il mercato è semplicemente uno strumento che permette alla domanda e all'offerta di per alcuni beni o servizi di incontrarsi. Ma questo non coincide con il capitalismo, come tanti, anche tanti economisti, tanti politici li confondono. Quello che è caratterizzante del capitalismo è che esso utilizza la logica del mercato per allocare gli input produttivi e il surplus che viene creato. Quindi c'è una centralità di questo meccanismo. E quindi, essendo queste le quattro caratteristiche principali, voglio fare solo tre precisazioni che sono importanti per capire cos'è il capitalismo. La prima è il capitalismo ha una natura storica, una natura contestuale. Quando nasce il capitalismo? Il capitalismo non nasce con l'uomo. Il capitalismo nasce con la prima e poi la seconda rivoluzione industriale, quindi alla fine del XIX secolo, con la nascita dei primi poli industriali nel Regno Unito, in Inghilterra, a Manchester e nelle altre città. Questo avviene perché? Perché in quel momento storico, in Inghilterra, tramite alcune leggi ed emanazioni appunto legislative, i terreni demaniali, i terreni pubblici, vengono privatizzati, le cosiddette enclosures, che tradotto vuol dire recinzioni. Su questi terreni erano fondamentali perché costituivano il modo in cui si sostentavano piccoli proprietari terrieri, i cosiddetti cottagers, ma anche tantissimi agricoltori, contadini. Una volta che queste sono state privatizzate, si è andata a formare questa massa di agricoltori, non avevano più il proprio mezzo di sussistenza e quindi si sono riversati nelle città offrendo di fatto manodopera a bassissimo costo. Nel frattempo l'evoluzione tecnologica, il progresso tecnologico che ha permesso l'invenzione di alcuni macchinari che funzionavano per la prima volta nella storia con la combustione di materiali fossili, il carbone, e la formazione di una classe di proprietari terrieri e anche una borghesia che erano proprietari di questo capitale, ha creato le condizioni perfette per la nascita di quello che è il capitalismo contemporaneo. Però il secondo aspetto qual è? È che il capitalismo evolve nel tempo. Il capitalismo di oggi non è certamente il capitalismo di fine XIX secolo. Abbiamo delle fasi storiche e quindi bisogna capirle. Quello di cui parliamo di fine XIX secolo è un capitalismo che viene chiamato del liberalismo, in cui si ha una forte espansione, una creazione di ricchezza, un progresso tecnologico con alcuni costi che poi vedremo tra un momento, e che arriva a una fase che arriva più o meno fino all'inizio del secolo successivo con i due conflitti mondiali. A questo punto si ha uno stallo, i due conflitti mondiali, e poi inizia con gli accordi di Bretton Woods una nuova fase del capitalismo, che è il capitalismo di Stato, in cui per risollevare le sorti dell'Europa, rilanciare l'economia globale, i grandi paesi, le grandi potenze si siedono a tavolino, anche alla luce della crisi disastrosa del 29, il collasso di Wall Street del 29, si decide di cambiare sistema, creare il Fondo Monetario Internazionale e di ancorare tutte le monete dei vari stati al dollaro, che a sua volta era ancorato all'oro. Quindi un sistema che ha permesso, e questo bisogna riconoscerlo, lo sviluppo economico, la creazione e redistribuzione di ricchezza, quindi con la produzione e la creazione anche di un ceto medio, sicuramente ha tolto dalla povertà tantissima popolazione, che ha alzato i livelli di educazione, però ha prodotto anche dentro di sé le condizioni per la propria crisi. E qui arriviamo ai movimenti agli anni 70, quindi a parte tutti i movimenti di protesta politici, gli studenti, i lavoratori, ma anche poi i vari governi Thatcher, Nixon e Reagan, e la fine degli accordi di Bretton Woods. Si opta per quello che è invece il sistema che conosciamo tutti e che chiamiamo neoliberalismo. Questo è più che un sistema economico, è proprio un progetto, un disegno politico e ideologico dietro al quale abbiamo degli economisti
come von Hayek e von Mises, che volevano, dopo questi anni di controllo dello Stato, di politiche di forte presenza dello Stato nell'economia, volevano invece liberalizzare, deregolamentare l'economia, privatizzare, sempre utilizzando lo Stato, perché quando si dice neoliberalismo vuol dire meno Stato, non è vero, vi è proprio attraverso leggi, attraverso politiche dello Stato che si ottiene questo. Pensiamo alla Thatcher e a tutte le leggi con tutte queste leggi di fatto lei è riuscita ad implementare questo progetto, che è il progetto neoliberalista. Quindi capitalismo si basa su alcune leggi, evolve però nel tempo, evolve anche geograficamente, anche se pensiamo ad oggi il capitalismo cinese non si può comparare con il capitalismo europeo o il capitalismo americano, quindi esistono vari capitalismi anche geografici, geograficamente parlando. E poi la mia finale precisazione, un po' per inquadrare il problema, che però è una precisazione molto importante, è che il capitalismo c'è una storia di superficie e una storia nascosta, una storia della porta del retro, diciamo. Ovvero che il capitalismo, per esistere, si fonda su economie che sono assolutamente non capitaliste. Faccio un esempio molto pratico. L'economia della cura, il prendersi cura dei bambini, degli anziani, dei malati, il lavoro domestico, che sono storicamente relegati a ruolo femminile e delle donne, quella che viene chiamata riproduzione sociale, sono fondamentali, ma non appartengono alle logiche del sistema capitalistico. Le madri non vengono di certo purtroppo retribuite per il proprio lavoro, il ruolo è fondamentale perché di fatto permette all'esistenza materiale della forza lavoro del capitalismo. Secondo esempio, lo sfruttamento delle risorse naturali. Pensiamo alle enclosures di fine XIX secolo, ma anche alle enclosures contemporanee. La foresta amazzonica non è di proprietà di nessuno, ma viene espropriata e le proprie risorse vengono utilizzate dalle multinazionali. E poi un terzo aspetto, di nuovo ritorno al capitalismo, al primo capitalismo di Manchester, i primi poli industriali cosa producevano? Materiale tessile. Grazie all'utilizzo del carbone, di cui l'Inghilterra era ricchissima, alla presenza di manodopera a basso costo, ma anche alla presenza del cotone come materia prima, che arrivava da dove? Dalle colonie nell'America. E su cosa si fondavano queste? Grazie a cosa funzionavano? Grazie allo schiavismo. Quindi un altro presupposto, e di certo l'economia degli schiavi, lo sfruttamento degli schiavi, non è lavoro salariato. E quindi di nuovo se ci pensiamo, molta produzione di oggi in paesi come l'India, il Bangladesh, il Pakistan, dove sono prodotti molti dei vestiti che portiamo, è molto vicina a uno sfruttamento proprio quasi schiavista del lavoro, donne e bambini. Quindi il capitalismo è una storia, però quello su cui si fonda sono economie non capitaliste. Prima citavi rispetto all'avvento del neoliberismo dopo il fallimento del capitalismo di Stato, che il capitalismo di Stato conteneva in sé gli stessi germi per la propria disfatta, per la propria crisi. Quindi ti chiedo, qual è il ruolo della crisi nel sistema di produzione capitalista? La crisi è fondamentale, potremmo quasi metterla nelle caratteristiche che definiscono il capitalismo. Faccio l'esempio, è proprio con la crisi della Grande Depressione del 29 e le due conflitti mondiali che finisce l'epoca del liberismo e si inizia invece con l'epoca del capitalismo di Stato. Quindi è una crisi che provoca un cambiamento. È anche interessante se pensiamo, un'altra interpretazione secondo me affascinante, quella dei movimenti degli anni 60 e 70, in che si mobilitavano contro il patriarcato, lo Stato padrone, il controllo. Quindi avevano una critica, pensiamo anche al loro slogan, potere all'immaginazione.
E secondo una certa interpretazione, mi rifaccio qui alla teorica Nancy Fraser, la teorica americana Nancy Fraser, anche all'interno di queste proteste c'è stato il seme di quello che è stato poi il capitalismo neoliberista, un capitalismo nel quale si dà molta importanza all'individualismo, alla creatività dell'imprenditore, all'innovatore. Io penso sempre a una figura come quella di Steve Jobs e il suo motto Stay Hungry, Stay Foolish, che un po' ci ricorda potere all'immaginazione delle mobilitazioni del 68. Quindi anche qui il capitalismo è un sistema che alterna momenti di stabilità e di assestamento a momenti di rottura e di crisi, che però paradossalmente gli permettono di sopravvivere. Quindi la crisi è la logica e la dialettica del cambiamento del capitalismo. Vedo una domanda di Simone Garziera. Non so se possiamo... prendiamo adesso le domande. No, o alla fine. Lo faccio perché è rilevante con il discorso che facevamo su Fraser. Cioè, possiamo dire che il termine sfruttamento è uno di quelli chiave per descrivere capitalismo? Io aggiungerei non solo sfruttamento, ma anche espropriazione vera e propria. Esatto. Sono due elementi fondamentali e definenti, così che definiscono il capitalismo, quella che si chiama, ma ci arriviamo poi più tardi, l'accumulazione primitiva, quindi quali sono l'utilizzo di queste anche risorse naturali come presupposto, si pensi al carbone per Manchester alla fine del 1800, per proprio l'inizio e il funzionamento del capitalismo. E tornando ora al concetto di crisi di cui parlavamo prima, abbiamo già accennato alla crisi del 2008, che, nella quale sembrava essere crollato un intero sistema di pensiero e di produzione, letteralmente imploso per effetto delle stesse dinamiche di crisi interne. E di nuovo, come dicevamo prima, questa è una prova di come il capitalismo non sia soltanto un sistema economico, ma necessiti di una legittimazione politica, perché poi le grandi banche da chi sono state salvate dal fallimento? Dall'intervento dello Stato, quindi questo Stato che torna fuori sempre, diciamo, nei momenti più opportuni. E a questo proposito ti chiedo, la caduta del muro di Berlino può essere, diciamo, paragonata all'effetto che ha avuto il 2008 sul mondo sovietico. Tuttavia, a seguito del crollo del muro di Berlino, il mondo sovietico, anche politicamente ed economicamente parlando, ha visto la propria fine. Come mai la crisi finanziaria non ha sortito lo stesso effetto sul neoliberismo, ma ancora adesso ci troviamo qui a parlarne? Allora, sì, non ha sortito l'effetto, diciamo, sperato, sì e no è la risposta. Sì, non l'ha sortito, nel senso che, come vediamo tutti, è ancora il sistema dominante. Però è stata una crisi che in maniera molto forte ha creato e ha dato lo spunto per, come abbiamo visto anche dall'esempio del Financial Times, sicuramente lo spunto anche per un'autocritica, se vogliamo, del capitalismo a se stesso, forse anche un'autocritica che però, come abbiamo appena detto, è finalizzata alla sopravvivenza del sistema stesso. E poi ha dato origine anche, e qui parliamo anche dell'accademia e del dibattito accademico riguardante l'economia, ha dato origine a una forte protesta contro l'economia e i principi dell'economia neoclassica, che ancora sono dominanti in tantissimi dipartimenti di economia al mondo, che sicuramente lo erano nel 2007-2008. Sappiamo che i principi dell'economia neoclassica sono principalmente modelli che si fondano su assunti molto lontani dalla realtà, la perfetta informazione di tutte, quindi le condizioni in una situazione prima di una decisione economica, il fatto che l'individuo, il soggetto economico,
si prenda decisioni per massimizzare la propria curva di utilità. Insomma, tutti questi assunti sono stati fortemente criticati da movimenti di studenti e anche di economisti stessi, pensiamo al Rethinking Economics o altre reti molto importanti che sono nate o comunque si sono diffuse tantissimo nel 2007-2008. Però tornando a quello che dicevamo prima, e quindi volevo dire che questa economia neoclassica è stata criticata molto, ma allo stesso tempo ha dato anche, proprio perché era talmente dominante questo modo di comprendere l'economia, è stato anche lo strumento di legittimazione per le politiche dell'austerity che hanno messo in ginocchio anche l'economia greca, per esempio. Quindi è stato un'esplosione, una crisi molto grande che però ha veramente generato una forte autocritica. Tuttavia non ne ha sicuramente marcato la fine del capitalismo. Quale forma assumerà il nuovo capitalismo, se vogliamo abbracciare quest'ottica storica che menzionavo prima, non è ancora chiaro e secondo me è troppo presto per comprendere, per capire che tipo di forma assumerà. Quello che è sicuro è che il momento che stiamo vivendo è caratterizzato da una sorta di strana alleanza tra un'agenda politica, e qui penso soprattutto alla presidenza appena finita di Donald Trump, un'agenda politica che mette insieme elementi estremamente regressivi, conservatori e discriminatori, che combina questo con un'agenda economica, anche qui in cui c'è un neoliberismo molto aggressivo e allo stesso tempo un forte protezionismo economico, quindi una fase ibrida. Vedremo come si sviluppa. Per quanto riguarda invece la crisi attuale, è una delle tante crisi che abbiamo menzionato nella parentesi storica che abbiamo fatto prima, crisi strutturali del sistema a cui il sistema è riuscito ad adattarsi, oppure un punto zero da cui tutto tornerà possibile? Dunque, la crisi di adesso non c'è ancora stata, arriverà imminente una crisi, il boom proprio della crisi come conseguenza dell'emergenza Covid. Quello che è interessante è vedere come, per esempio, le alternative che a volte si sviluppano e che emergono, io penso alla sharing economy dell'inizio degli anni 2000, vengano molto presto cooptate dal capitalismo. Faccio un esempio: all'inizio del 2000, con la sharing economy e l'inizio di tutte queste piattaforme, si erano create delle possibilità di fornire servizi, di scambiarsi di servizi al di fuori di uno scambio e di transazioni monetarie. Pensiamo all'esempio di Couchsurfing o di tante piattaforme come quella, per esempio, di Napster per la musica. Tutte queste sono state molto presto soppiantate da piattaforme decisamente for profit come Airbnb o iTunes e per esempio Spotify. E anche qui tutte le alternative sono nel capitalismo e di fatto esso e lo Stato anche, quindi sia il mercato che lo Stato, possono avere varie funzioni. Possono reprimerle, possono cooptarle, quindi trasformarle in qualcosa d'altro che risponde di più alla logica del capitalismo, oppure in alcuni rari casi anche facilitarle, anche se non sono molti questi casi, ma ci sono. Quindi abbiamo detto che il capitalismo tende a cooptare gli elementi di disturbo emergenti e sembra neutralizzare ogni possibile critica che lo metta in discussione in sé. E tra l'altro aggiungerei gli esempi che hai fatto, uno molto rilevante proprio degli ultimi mesi, cioè l'uscita di The Social Dilemma, un documentario che si proporrebbe di svelare il meccanismo manipolatorio dei media, proprio su Netflix, che rappresenta l'industria culturale per eccellenza del neoliberismo. E quindi abbiamo citato, prima con Napster, adesso con Netflix, tutte piattaforme digitali. Dunque, ti chiedo, queste piattaforme
digitali costituiscono uno strumento in mano al capitalismo della sorveglianza per istituire quindi ulteriori forme di controllo, oppure possono essere viste come un terreno fertile per favorire la circolazione della conoscenza e quindi, portatrici di germi di una nuova intelligenza collettiva? Come al solito, entrambe. Quello che hai appena accennato, il capitalismo della sorveglianza, è uno dei dibattiti più recenti e più affascinanti, e ormai direi il libro della studiosa Susanna Zuboff di Harvard è diventato un classico, il capitalismo della sorveglianza. E la Zuboff ci vuole indicare come grandi multinazionali del digitale, come appunto Facebook, Amazon, queste grandi multinazionali del digitale, che non magari, io sto pensando soprattutto alle piattaforme dei social media, che non vendono nessun prodotto materiale, utilizzano i dati degli utenti, che dati che vengono condivisi più o meno consapevolmente e consciamente, quindi email, chat di Facebook, chat di WhatsApp, post che noi magari mettiamo anche pubblici su Facebook. Questi sono utilizzati come prodotti, vengono analizzati e poi vengono rivenduti. Questi contenuti, tra l'altro, poi vengono utilizzati per influenzare gli utenti stessi. Lo scandalo di Cambridge Analytica mi sembra emblematico. Questa società inglese utilizzava data mining, ovvero recuperava dati dalla rete in maniera più o meno legale, e da qui appunto lo scandalo, e applicava tecniche molto avanzate di analisi psicometrica, di analisi dei dati, di creazione di profili, quindi profiling, profili di consumo, profili di preferenze politiche, per vendere i propri servizi di consulenza a persone, a personaggi politici che si occupavano di organizzare, di strutturare campagne politiche importanti, come quella che ha portato all'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti o come quella pro-Brexit in Inghilterra. Quindi ci sono poi delle conseguenze reali, gravi, che hanno conseguenze sulla vita di tutti. Allo stesso tempo, però, come sempre, il capitalismo, anche il capitalismo della sorveglianza, crea al suo interno i propri dissidenti. E quindi abbiamo i vari Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, i vari Wiley, che si propongono attraverso l'utilizzo di piattaforme, penso a Wikileaks, quindi il potere della rete, di denunciarne gli stessi paradossi e la stessa parte oscura, diciamo. E passerei adesso a un altro aspetto della crisi, cioè l'altra grande crisi del nostro tempo, che è stata proprio quella che ha fatto nascere l'idea per questa serie di incontri, ovvero la crisi ambientale. È possibile costruire un capitalismo sostenibile, oppure parlare proprio di capitalismo sostenibile crea una bizzarra antinomia? Allora, come abbiamo visto prima, uno dei presupposti per il funzionamento del sistema capitalistico è proprio quello di funzionare attraverso principi di espansione, di crescita, di accelerazione. Questo ha portato a una crisi, questa sì, diversa dalle crisi storiche, diciamo sistemiche del capitalismo, una crisi diversa, tanto che sono stati gli scienziati e non gli economisti ad informarci che siamo entrati in una nuova era geologica chiamata l'Antropocene, in cui per la prima volta nella storia del nostro pianeta l'impronta dell'azione umana ne modifica il funzionamento, a tal punto da mettere a repentaglio la possibilità di vita sul pianeta stesso. Ed è interessante notare come gli scienziati hanno, attraverso i loro studi presso i ghiacciai e anche i che permettono di calcolare l'evoluzione dei livelli di CO2 nell'atmosfera durante la storia,
hanno calcolato l'inizio, hanno individuato l'inizio dell'antropocene più o meno alla fine, proprio guarda caso, del XIX secolo. Quindi quando si sono iniziati ad utilizzare combustibili fossili e, come qua dicevamo prima, la nascita è nato il capitalismo moderno. Però anche il concetto di antropocene ha suscitato un po' di dibattito, perché da una parte si hanno i negazionisti del cambiamento climatico, che quindi lo ritengono un concetto completamente campato per aria, che non si basa su alcun dato scientifico, quindi più che altro una costruzione culturale e ideologica. Questo chiaramente non è vero, perché gli studi sono sempre di più. Recentemente è stato pubblicato anche uno studio di alcuni scienziati di Stanford, che dice che dal 1900 al 2015 abbiamo perso il 50% di varietà di animali vertebrati che vivono sul pianeta, quindi i dati continuano ad accumularsi. Però è vero che da una parte il concetto di antropocene non è totalmente soddisfacente. Perché? Perché quando si parla di antropocene, antropos, quindi è l'uomo che causa il cambiamento, che causa questa distruzione, ma non è preciso abbastanza. E quindi abbiamo chi, come l'economista americano Jason Moore, ha proposto invece un altro termine, il termine capitalocene, che ci permette di capire al meglio che è il sistema capitalista è un sistema ecologico che, come abbiamo detto prima, si basa sull'espropriazione e lo sfruttamento, tra le altre cose, delle risorse naturali, e quindi è questo che ha causato l'inizio di questa nuova fase, di questa nuova era geologica. Quindi in questo senso, con questo termine, Moore ci vuole comunicare che il capitalismo è intanto un sistema ecologico in cui la natura viene sottomessa e dominata. Ma questa dominazione non è perpetrata da tutti gli esseri umani nello stesso modo in tutti i luoghi del mondo, ma deve essere compresa nell'ottica delle disuguaglianze e di tutti quei rapporti di sfruttamento e di dominazione che caratterizzano il capitalismo. La nuova frontiera di questi rapporti di dominazione dell'uomo sulla natura è quello che viene con la biologia sintetica, in cui addirittura si superano le leggi di Darwin, in cui nuove forme di vita possono essere create in laboratorio sulla base di un'idea e non sulla base di un antenato biologico. Anche il termine che ormai è onnipresente, il termine sostenibilità, se ci pensiamo è problematico, perché se il sistema è insostenibile, che cosa vogliamo sostenere? Cioè, perché si parla di sostenibilità? Quindi insomma c'è un po' anche di dibattito sulla terminologia. Quindi in sostanza possiamo concludere che siamo tornati a parlare di capitalismo sotto i più svariati aspetti, quindi abbiamo citato ora la crisi ambientale, il grosso problema del lavoro di cura. Tuttavia, quello che manca, a mio avviso, è un po' la pars construens nello sviluppo dell'alternativa. Quindi c'è vita oltre a quello di cui abbiamo parlato, c'è vita oltre al capitalismo? Se sì, che forma? Sì, sicuramente anche lì la crisi del 2007-2008, soprattutto nelle scienze umane e sociali, ha riportato un po' alla ribalta l'utilizzo di alcuni termini come utopia, possibilità, opportunità, speranza. E anche se guardiamo un po' l'universo dei movimenti sociali, c'è stato anche lì una grossissima, un grossissimo sviluppo di vari movimenti sociali, di un'ondata grossa di movimenti sociali. Parlando di pars construens, quindi diciamo come se da una parte abbiamo la critica, come si arriva all'alternativa? I teorici hanno individuato varie strategie. Una che ben conosciamo e che insomma non ha proprio funzionato molto bene è quella della rottura, quella di una rottura violenta con il sistema, quindi le rivoluzioni come quelle del XX secolo, che come abbiamo visto non hanno assolutamente sortito nessun effetto positivo. La seconda strategia che viene individuata è quella di
regolamentare il capitalismo, quindi di fatto cercare di domarlo, e questo è un po' il principio che regola le socialdemocrazie contemporanee, quindi cercare di arginare i danni in un certo senso. Una terza strategia è la fuga dal capitalismo, sebbene poi si possa discutere di quanto sia effettivamente possibile di fatto staccarsi e chiudere completamente le porte rispetto a un sistema che è così penetrante come quello del capitalismo. Qui pensiamo, non so, alcune comuni hippie con il motto drop out, tune in, quindi, o gli Amish, per esempio, comunità che okay, chiudono completamente e cercano di staccarsi, ma anche lì poi se ci guardiamo bene è impossibile estraniarsi completamente dal sistema capitalista. Ci sono delle esperienze significative, come l'esperienza per esempio dei movimenti del Rojava, che stanno creando realtà ed economie alternative, che si basano su principi veramente diversi da quelli del capitalismo. Ci sono sperimentazioni e sono veramente interessanti. Una quarta strategia, che secondo me è interessante, è quella dell'erosione dall'interno del sistema. Questa strategia si basa sul presupposto che tutti i sistemi economici sono degli ibridi, sono dei mix complessi di tante differenti strutture, relazioni e attività, e che di fatto non esiste un'economia puramente capitalista, come abbiamo appena visto, perché esiste l'economia della cura, della famiglia, esistono tante economie adesso anche. E quindi l'idea dell'erosione, del cambiamento dalle nicchie, del cambiamento interstiziale, come è stato definito, si basa sull'idea che il sistema possa essere cambiato andando ad espandere al suo interno gli elementi che si basano su principi di democrazia, di uguaglianza, di redistribuzione, di partecipazione. Da qui si parla di utopie reali. Troviamo numerosi esempi di queste, soprattutto dopo la crisi del 2007-2008, città della transizione, reti di economia sociale e solidale, spazi digitali aperti e partecipativi come Wikipedia, forme di lavoro cooperative, comunità intenzionali ed ecovillaggi, bilanci partecipativi che adesso veramente vengono utilizzati in tante anche grandi città come Amsterdam, per esempio. E questi esempi possono essere definiti come prefigurativi, e prefigurazione è un termine che deriva dal latino prefigurare, e letteralmente significa immaginare qualcosa che verrà nel futuro. E tutti questi esperimenti, perché sono esperimenti, sono di fatto prefigurativi, sono prove di futuro, no? Del tipo di società che vorremmo vedere nel futuro. La direzione verso la quale si sta muovendo la teoria sociale, ma anche gli stessi movimenti, è quella che vede come complementari e non mutualmente esclusivi questi esperimenti dal basso con strategie invece più classiche, come direbbe Gramsci, controegemoniche legate a partiti politici. E qui cito le esperienze di Bernie Sanders, Jeremy Corbyn e anche dell'attuale dibattito e insomma un po' di frizione all'interno del Partito Democratico Americano riguardanti l'idea di socialismo democratico e anche di ecosocialismo, che insomma dà ispirazione al titolo per la vostra serie di incontri. La prima cosa che viene in mente, direi, rimanendo qua in Italia, quando si sente parlare di movimenti sociali, è sicuramente la meteora dell'anno scorso delle sardine. Quindi, le sardine, che cos'erano? Erano un movimento sociale prefigurativo? Se no, di che pasta erano fatte? Ma io sicuramente le sardine non sono un movimento sociale prefigurativo, in quanto allora i movimenti sociali hanno un repertorio di azione solitamente. Quindi abbiamo movimenti sociali che scendono in piazza, protestano contro qualcosa, e quindi io diciamo metterei le sardine in questo gruppo. E poi esistono altri movimenti sociali, pensiamo a una comunità intenzionale, a un ecovillaggio, che invece non protestano e si occupano del fare, di
di fare questa utopia reale, si può dire. E poi nel mezzo ci sono anche un sacco di vie di mezzo, di movimenti che mescolano elementi di protesta con elementi di prefigurazione, e quindi proprio elementi di politica affermativa. E quindi se dovessimo diciamo evidenziare un po' le caratteristiche essenziali perché un movimento non sia solo un movimento, ma sia prefigurativo. Beh, sicuramente il focus, l'attenzione data al fare, all'azione, più che la protesta, che però può anche esserci, l'idea forte di una sperimentazione. Quindi talvolta questi movimenti non è che durano, non sono magari di successo, tante volte implodono, sono comunque, hanno un forte elemento sperimentale, hanno anche una caratteristica di essere molto spesso esperimenti locali, ma fortemente interconnessi attraverso reti, che possono essere digitali o reti anche di organizzazioni no profit, internazionali. Quindi per esempio possiamo avere una città in Brasile che fa il bilancio partecipativo, che è strettamente in contatto con Amsterdam, quindi reti di città o reti per esempio di comunità intenzionali. Quindi si va dal locale al transnazionale, si fa come questo salto. E poi un'altra caratteristica è un po' l'allontanamento da quell'idea che a tutti i costi bisogna partecipare alle regole del gioco della democrazia rappresentativa, diciamo un po' meno l'idea di prendere potere, diciamo di influenzare lo Stato, ma c'è anche un'idea fortissima di autonomia. Però come ho detto, è sempre adesso vista come complementare a strategie più di partiti politici. Quindi le due vanno insieme, secondo me, e non sono una contro l'altra, come invece purtroppo tante volte all'interno della sinistra si tende a, insomma, anche a litigare su questo aspetto, devo dire. C'è da dire che il capitalismo, almeno in parte, ha aperto uno spiraglio nei confronti di quelle che citavamo prima, cioè il problema del lavoro di cura e della crisi ambientale, quindi le cosiddette lotte di confine. E sicuramente ha preso atto della necessità di agire per arginare la catastrofe climatica anche a livello della politica mainstream. Penso ad esempio a Joe Biden e al suo programma, che non è proprio il Green New Deal, però diciamo che strizza un po' l'occhio a quell'elettorato. Quindi l'evidenza empirica, diciamo, può dare dei segnali positivi di un capitalismo dal volto umano. E come dobbiamo rapportarci a questa nuova trasformazione che sta, diciamo, attuando il capitalismo contemporaneo nell'estremo tentativo di sopravvivere? Domanda importante. Mi fai pensare alla senatrice americana Elizabeth Warren, che ha proposto di introdurre una legge chiamata Accountable Capitalism, cioè di rendere il capitalismo responsabile o comunque capace di dare risposte. E secondo questa proposta si vogliono creare dei meccanismi per coinvolgere nei processi decisionali, quindi al tavolo decisionale delle grandi multinazionali, quindi non solo gli azionisti, ma anche i vari stakeholders, quindi portatori di interesse, quindi lavoratori, ma anche i soggetti che più o meno direttamente vengono coinvolti dall'azione di queste multinazionali. Ci sono anche alcuni think tanks che stanno iniziando a proporre dei nuovi indici, dei nuovi strumenti per misurare la performance delle aziende, non solo in termini finanziari, ma anche in termini del loro impatto sull'ambiente e sulla società. In altre parole, si stanno creando degli indicatori, insomma, complementari. Penso tuttavia che siamo ancora ben lontani dalla creazione di una nuova teoria del valore capitalista. C'è anche un nuovo progetto di cui ho letto un po' di mesi fa, che si chiama Embankment Project for Inclusive Capitalism, quindi un progetto per il capitalismo inclusivo, che si prefigge come l'obiettivo di creare appunto nuove metriche per articolare e per presentare ad investitori e stakeholder
la creazione di valore a lungo termine, insomma, quindi non solo i dividendi per intenderci, ma la creazione di valore positivo nella società, per l'ambiente, eccetera. Tra i promotori di questa iniziativa abbiamo grandi multinazionali, Nestlé, Unilever, banche, JP Morgan. Quindi c'è già chi parla di una nuova fase del capitalismo, come dici tu, capitalismo dal volto umano, capitalismo consapevole. Io la prendo con cauto pessimismo. Anche perché, tra l'altro, a proposito di quelli che si chiamano ESG, Environmental, Social and Government Goals, se non sbaglio, che sono appunto questi fantomatici indicatori, diciamo, dell'impatto sociale in senso lato dell'attività economica, molti di questi studi si concentrano sul concetto di monetizzazione dell'impatto, che secondo me è, tra l'altro, molto interessante pensare all'idea, questo capitalismo come forma di vita, secondo cui quello che di base non può avere una monetizzazione economica, ovvero il benessere delle persone, per essere preso in considerazione deve per forza avere il proprio equivalente. Quindi mi sembra l'esempio più alto di, diciamo, commodization a cui stiamo assistendo, e sicuramente non è risolvere il problema alla radice, ma è girarci intorno. Stessa cosa è successa per le emissioni di CO2, in cui si cercano di creare questi certificati per cui uno può comprarli, più ne compro più posso emettere. Insomma, sì, non penso sia una soluzione, vedi, si va sempre a creare quello che diciamo prima, la logica del mercato è così dominante nella logica del capitalismo, insomma, fino a creare questi paradossi, insomma. Quindi abbiamo adesso un po' messo in bastito il framework su come diciamo gestire questo problema, analizzarlo con spirito critico, e possiamo dire che se l'economia è una scienza, immaginare l'alternativa e il futuro è un esercizio puramente ascientifico, quindi sicuramente ci entusiasma, chiama l'azione l'intera comunità, ma non può dirsi completamente razionale. E quindi vorrei, diciamo, inserire un altro pezzo del puzzle, un elemento che dobbiamo ritenere imprescindibile nella costruzione dell'alternativa, cioè l'utopia. È un concetto su cui ti sei soffermata molto nelle tue ricerche, e lo colleghi ai movimenti sociali prefigurativi. Quindi di che cosa si tratta e perché non possiamo farne a meno? Qui, allora, l'utopia, infatti, parlavo prima di utopie reali, perché è questo di cui si parla, e utopia è un termine coniato nel 1516 da Tommaso Moro, che mette insieme il greco, appunto dal greco eu e topos. E oppure un topos, quindi c'è una doppia interpretazione del termine utopia, può voler dire sia luogo positivo, luogo buono, eu, topos, oppure anche utopos, ovvero luogo che non esiste. Quindi anche qui l'utopia, il significato della parola stessa è abbastanza, non è chiaro. Tuttavia, Tommaso Moro descrive l'utopia come un'isola nel suo libro, un'isola raggiungibile solamente via mare. Le utopie invece reali di cui parliamo e di cui parlano i movimenti sociali prefigurativi sono, come dicevamo, sempre più interconnesse, quindi non sono isole, ma sono reti. Mi piace molto, quando si parla della funzione dell'utopia, citare il saggista e scrittore Edoardo Galeano, ma prima di leggere la citazione voglio solo dire che secondo me l'economia non è una scienza, ma è una scienza sociale, e in quanto tale è una scienza imperfetta che infatti cambia i propri paradigmi nella storia, come del resto lo fa anche poi, lo fanno del resto anche le scienze naturali. Quindi insomma, quando si parla di economia come scienza bisogna sempre stare un po' attenti e capire che è una scienza sociale. Ad ogni modo, la citazione che volevo leggere sul ruolo dell'utopia è questa, e dice: lei è all'orizzonte, mi avvicino di due passi e lei si allontana di due passi, cammino per 10 passi e l'orizzonte si sposta 10 passi più in là, per quanto io cammini non la raggiungerò mai,
A cosa serve l'utopia? Serve proprio a questo, a camminare. Bellissima citazione che sicuramente coglie un po' quel quid che può avere un movimento sociale prefigurativo piuttosto che il freddo calcolo microeconomico sul quale sicuramente non possiamo basarci per costruire l'economia che verrà. E, ti ringrazio Lara per questa bellissima chiacchierata e adesso tornerei ai commenti che non ci eravamo dimenticate. Quindi, Alfredo Augustoni scrive: in effetti, anche alla luce di quello che dicevi, molti nel 2008 hanno parlato di una crisi del neoliberalismo, ma effettivamente non sembra essere emersa alcuna seria alternativa. I partiti del gruppo socialista hanno perso l'occasione di proporsi come protagonista sia pure di una moderata svolta. Questo è un punto molto interessante che non abbiamo ancora toccato, cioè abbiamo parlato di movimenti sociali prefigurativi come chiave per la lettura del futuro, però in tutto ciò la politica rappresentativa come la mettiamo? Allora, qui secondo me sono successe, è vero, quello che dice il nostro spettatore, ma sono successe anche delle altre cose secondo me interessanti, scusate, ci sono dei botti. dunque, è vero, da una parte nell'ambito europeo non c'è stata non c'è stata questa reazione forte, però invece sono successe delle cose interessanti se guardiamo sia al Regno Unito che all'America, agli Stati Uniti. Qui sono successe delle cose interessanti e abbiamo avuto l'esperienza, secondo me, significativa non solo di Bernie Sanders, ma anche di Alessandria Ocasio-Cortez, di tutto il dibattito che si è creato intorno al Green New Deal. E anche se guardiamo in parallelo al Regno Unito, tutto il dibattito e l'agenda imbastita da Jeremy Corbyn. Purtroppo questi due candidati non hanno avuto successo, ma però hanno creato all'interno dei propri partiti un dibattito, sicuramente delle tensioni forti, che secondo me avranno delle conseguenze. Insomma, basti pensare adesso anche alle pressioni che sta subendo Joe Biden dall'ala più radicale del suo partito per portare avanti alcuni elementi dell'agenda politica. Quindi sicuramente c'è stato, anche dal lato della politica rappresentativa, si è mosso qualcosa, insomma. Poi abbiamo avuto il movimento anche di M25, quindi insomma c'è stato che è un movimento più internazionale, insomma più internazionalista, qualcosa sicuramente si è mosso, ma forse il fatto che i partiti europei non hanno colto l'occasione, non siano stati forse all'altezza di questa sfida, ci dice anche qualcosa e magari c'è bisogno di un rinnovamento dei discorsi, delle agende politiche, del tipo di approccio, diciamo. In Europa non vedo molto, in Europa continentale, ecco, non vedo molto. Mi permetto di aggiungere che però non mi sembra che neanche la controparte liberale abbia avuto molto successo nello sviluppo di un'alternativa. Penso ad esempio a Macron, il delfino della En Marche, che adesso non sta godendo di particolare consenso, comunque non sta, penso alle proteste sociali degli ultimi giorni in Francia, insomma, forse è il panorama politico di ogni colore a non riuscire più ad avere un dialogo fertile con il proprio elettorato. Poi, Simone Garziera. Quando si parla di Stato che interviene nel capitalismo, si intendono solo le nazioni che hanno conservato la loro sovranità, controllo monopolistico della moneta e dei confini, oppure tutte? Ma in realtà il ruolo dello Stato nell'economia c'è sempre, cioè l'economia lo Stato inteso anche come politica, cioè si influenzano sempre, non solo riguardo il controllo, scusami ho perso la domanda, adesso non la vedo più, il controllo della moneta. In realtà
Esatto, dei confini. No, in realtà c'è sempre, cioè lo Stato interviene sempre nel capitalismo. E io mi piace sempre pensare a questo esempio, che secondo me è veramente interessante, è quello della Silicon Valley. Cioè la Silicon Valley americana in California è nata in una zona e con propulsione da parte dello Stato, cioè la prima, tantissimi fondi, tante tecnologie non sarebbero mai ottenibili, raggiungibili solo con i fondi di ricerca disponibili da parte del settore privato, ma esiste sempre una complementarietà. Quando è stato pochi mesi fa, abbiamo assistito al lancio dello shuttle della Tesla nello spazio, di primo di tanti di questo progetto di portare gli umani a fare questi viaggi nello spazio di Elon Musk, quindi Tesla, azienda privata, che però utilizzava le infrastrutture, le risorse, gli ingegneri e il know-how della NASA. Quindi vediamo come i due, quindi lo Stato e l'economia capitalistica, vadano sempre di pari passo e siano sempre l'uno con l'altro nel bene e nel male, nel bene come abbiamo visto con tutte le politiche keynesiane del dopoguerra e poi anche secondo me con esempi un po' grotteschi come questo in cui insomma non so se fosse la priorità lanciare uno shuttle nello spazio e in questo momento storico, però sono complementari. E a prescindere dalla moneta e dai confini. Un'altra domanda molto interessante di sempre Alfredo Agostoni. Quanti uomini i vostri spettatori? Non ci sono donne, questo è anche questo è. Non siamo ancora in fondo, quindi la speranza è l'ultima a morire. Ok. Tutti i sistemi indispensabili alla riproduzione capitalistica, come il lavoro di cura, sono veramente estranei alle dinamiche del capitale? No, chiaramente no, anche questo è un ottimo punto, perché se pensiamo, pensiamo alle donne, no? Con gli anni 50, 60, emancipazione femminile, le donne entrano nel mercato del lavoro e quindi si viene a creare un vuoto, chi si occupa del lavoro di cura, del lavoro domestico. E anche qui quindi i buchi che si vengono a creare vengono riempiti da forme che invece seguono le leggi e le logiche del mercato, quindi si vengono a creare il lavoro appunto delle colf, delle persone che invece si occupano e prendono il posto delle donne nell'economia della cura. Quindi, come vediamo, si compenetrano sempre. Sì, è uno dei grandi dibattiti del femminismo contemporaneo, tra l'altro, quindi quale deve essere il rapporto tra lotte di confine e lotte di classe? Possiamo davvero dire di aver risolto il problema delle lotte di confine se semplicemente utilizziamo, sfruttiamo, espropriamo classi sociali, diciamo, meno abbienti per la nostra emancipazione in quanto donna? Cioè, è un po' il discorso. Esatto. Citavamo prima Nancy Fraser del femminismo per il 99%, perché quello a cui stiamo assistendo adesso è il capitalismo per un 1% che si può permettere di delegare il lavoro riproduttivo soltanto perché ha potere d'acquisto, fondamentalmente. Sì, hai ragione, domande soltanto maschili a proposito di lavoro riproduttivo e produttivo. Antonino Orlando, per affrontare questo nuovo scenario socio-economico, non è il caso di tornare a Lenin? Tornare a Lenin? Direi proprio di no, direi proprio. Alfredo Agostoni ci chiede di voler approfondire il Green New Deal e per questo rimando all'incontro del 14 dicembre che avrà proprio questo tema, Green Economy, Green New Deal e decrescita, tre paradigmi per affrontare la sfida del secolo.
dove questo sarà proprio il fulcro dell'incontro. E, direi che è passata un'ora e possiamo chiudere qua questa chiacchierata, che è stata direi molto intensa, con molti spunti da approfondire. E ringrazio di cuore Lara e tutti quelli che ci hanno seguito fino a qua. E grazie a te. E buona serata a tutti. A presto. Grazie Camilla. Ciao. Grazie. Ciao.